nazionale della USB Vigili del Fuoco, anche Catania aderisce a questa giornata di sciopero e di mobilitazione. Le motivazioni sono le solite: una mancanza di attenzione del governo verso questa categoria che negli ultimi anni sta vedendo sempre depauperare le proprie risorse disponibili. Un comando come Catania, che già era in una grandissima situazione di difficoltà e che dei tagli o una mancata attenzione da parte del governo siamo ridotti praticamente all'osso. Abbiamo necessità di nuovi mezzi di soccorso, di nuove assunzioni, che si riparta ad assumere per riempire le caserme che attualmente sono veramente carenti. Giornalmente siamo costretti a chiudere sedi di servizio per le carenze di organico. Rispetto sulla nostra sanità, sulle malattie professionali, sui vigili del fuoco che quotidianamente intervengono in disastri ambientali ormai preannunciati, chiediamo che si faccia prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Chiediamo formazione per i vigili del fuoco e nuovi mezzi all'avanguardia per intervenire. Abbiamo visto quello che è accaduto ieri nel palermitano e nel trapanese, pertanto potrebbe accadere nell'est della Sicilia. Si deve intervenire per aumentare l'organico dei vigili del fuoco, per avere un dispositivo di soccorso efficiente e degno di questa Sicilia.